Buonasera amici all'ascolto e in visione. Anche questa sera apriremo un piccolo spiraglio sull'altra dimensione. E questa volta il nostro ospite eccezionale è Joa Giordano. Joa, ci sei? Buonasera, Emergi di buio, buonasera a tutti. eccoti qua, Joa Eccomi, Giordano. ciao Alberto, che bello Allora, beh, vederti. anche a me mi fa molto, molto piacere. Senti, ho una domanda immediatamente da farti. Tu come ti definiresti? Una medium? Una sensitiva? Una sciamana? Questo è il mio cane che abbaia, vedi che immediatamente interviene nel discorso. Vabbè, ognuno è. Allora, io credo che non ci possa essere una definizione unica, perché la vita mi ha portato a sperimentare e a vedere ed accettare le multipotenzialità. La medianità è la mia culla, quindi io sono nata con questo talento sin da bambina. Poi nel seguire lungo il viaggio della ricerca, tutti mi hanno chiamato sciamana, tutti mi hanno chiamata sensitiva, ma quando si sono accorti che la mia medianità è fisica, allora ho detto va bene, non è facile definirsi. È bello essere Alberto, quindi io vivo tutte le esperienze in maniera circolare e dove c'è da essere ponte d'amore tra il visibile e l'invisibile. Io sono sempre pronta a far sì che queste verità, non assolute, ma verità che arrivano, possano essere d'aiuto alla persona. Bene, intanto ti ringrazio della risposta. Domanda ancora. Senti, però, puoi spiegarci in che modo funziona la tua pratica di medianità? Quali strumenti, quali processi, segui durante le tue sessioni? Allora, la mia pratica è una pratica naturale. Come dicevo, Alberto, la mia medianità si è manifestata subito con un decesso, un incidente mortale di mio padre. E quindi a 3 anni e mezzo ho avuto la bellezza di essere seguita da mio padre, che ha fatto un po', diciamo, da filtro a tutte le energie che si sono mosse intorno a me. E nello stesso anno io ho avuto delle febbri altissime dove mi sono trovata piccola in un campo indiano, indiani d'America, e quindi vedevo la mia famiglia ancestrale. E lì anche la possibilità di vivere incontri, stellari. Dopodiché la mia medianità ha continuato il suo percorso, ma a livello fisico. Ti dico, Alberto, ci sono state delle volte che avevo la percezione di essere sorda. Che cosa vuol dire? Te lo spiego. Avevo una dilatazione temporale uditiva dove continuamente a livello fisico io ho le voci da bambina fino adesso. Queste voci che sono antemporali a chi mi sta parlando nella quotidianità. Quindi le mie sessioni dopo un lungo viaggio di formazione, perché è stato anche un lungo viaggio di conoscere me stessa, è stato bellissimo continuare questo percorso con la naturalezza. C'è stato il momento che ho aiutato le persone attraverso la meditazione, attraverso gli esercizi, attraverso il silenzio, attraverso il canto, attraverso il suono, a poter accedere a questi stati di coscienza dove era ed è possibile incontrare il proprio caro o è possibile incontrare il proprio maestro attraverso i viaggi sciamanici, no? Abbiamo questi mondi di connessione. Ma ho sempre detto ai miei studenti, con tutta la mia buona volontà, io non posso passarvi quello che io vivo, perché lo vivo in maniera naturale. Vi posso dire quello che provo, perché per me è un'esperienza straordinaria viverla fisicamente. E quindi tutto questo mi permette, attraverso lo studio della formazione
come trainer di alcune tecniche energetiche che ho sperimentato, ma delle tecniche che poi ho canalizzato e non ultima il Quantic Power. Per questo, attraverso questa esperienza, 20 anni fa, più di 20 anni fa, io domandai ai miei maestri: ma è possibile guardare la medianità? Può accedere a campi multidimensionali? E questo è stato il primo approccio di guardare i campi che si sono aperti e vivere le altre esperienze. Quindi la mia medianità è una medianità fisica e la onoro, per questo non separo mai la mia professione come coach o come ipnologa o come d'ascolto, la terapia d'ascolto, senza nulla a togliere ai professionisti, in un approccio olistico. Per questo motivo, insieme ad Alessia, abbiamo aperto 7 anni fa, andiamo per 8, la nostra accademia di formazione per la persona. Quindi la medianità fisica è una medianità che mi permette di vedere, di sentire, ma vedere fisicamente. Che tutti noi abbiamo talenti extrasensoriali, ormai il mondo lo ha accettato. Ma mi sono ritrovata anche nel confrontarmi con alcuni sciamani nel mondo che la mia medianità è una medianità fisica. E ci sono a volte, più delle volte, che questa medianità è contemporanea a tanti mondi che si muovono. Quindi, Alberto, io sto parlando con te, ma contemporaneamente ho loro che mi parlano, e questo succede anche durante i corsi, perché arrivano poi informazioni, introduzioni ad una visione diversa in questo mondo che si sta evolvendo. Invece ci sono dei momenti dove ho una medianità passiva, sempre fisica, e quindi ricevo in trance. Ma succede in questo momento molto meno. Succede nel momento in cui sono in uno stato profondo, mi lascio che poi parleremo della Grande Madre, che incorporata in me può dare un messaggio di rivelazione per la nuova era. Estremamente interessante. Ti chiederò appunto che come si sviluppa la tua medianità, come dire, fisica, cioè sulla base della trance, della voce diretta, sulla, non lo so, creazione di ectoplasmi o cose di questo genere. Allora, la mia medianità ha aspetti diversi, Alberto, e questo che meraviglia anche me. Ti posso dire che nell'ultimo corso, mentre ero in uno stato modificato di coscienza, il mio ectoplasma, spostato di quasi 1 metro, e quello che anche Alessia ha visto e i partecipanti del corso, hanno avuto la possibilità di essere abbracciati da questo ectoplasma. Le altre volte, invece, la mia medianità è una trance, come dicevo, passiva, e quindi ho sempre la Grande Madre che si manifesta. Quindi chi mi vede con l'occhio bianco, ma sempre accogliente, perché la Grande Madre in me non vuole spaventare nessuno. E il senso d'amore è proprio quello di accogliere. La chiaroudienza è fisica, come ti dicevo, sono stati dei momenti dove pensavo di avere delle tematiche all'orecchio. Ho fatto tantissimi esami perché prima di ho bisogno di verificare, perché ho sempre pensato che dovevo essere radicata e flessibile nella ricerca. Io a 22 anni ho avuto la rivelazione di una cosmonia della vita in una maniera diversa, dove mi è stato rivelato il senso della compassione, ma anche la concreazione dei nostri stati, il programma della nostra vita. E lì è stato un altro punto di ricerca di me, cercare e soprattutto sperimentare. Questo mi ha portato
nell'ascolto. Sono entrata a 22 anni quando ho conosciuto le prime persone che hanno formato questo cerchio d'amore, i primi genitori che hanno perso i figli. Ho conosciuto Manuela Pompas, tanti personaggi, tanti sacerdoti, e questo mi ha portato nella piena consapevolezza che è un moto continuo, è una crescita continua di ciò che siamo. Ma prima di tutto è stato un grande lavoro quello di andare a scardinare tutto ciò che mi impediva di essere sulla via della luce. Quali le paure, quali i limiti dei nostri pensieri. E quindi quando i maestri mi hanno aperto questa cosmogonia di tanti mondi che coesistono, mondi paralleli e dimensioni, io sono sempre stata innamorata, incantata e tuttora, quando porto i miei studenti sul Monte Amiata, viviamo delle esperienze fantastiche. Per questo motivo, se io ricevo una persona, prima di tutto occupandomi della persona su un aspetto di guarigione, perché poi la mia medianità ho dato il senso di una guarigione sì spirituale, importantissima, dove la persona deve riconoscere questa identità spirituale che ha, al di là del proprio credo, perché ognuno ha bisogno di sentirsi accolto. Ad un certo punto, in maniera naturale, io vedo, io sento chi in quel momento attraversa il campo e posso comunicare il messaggio che arriva. Poi, nel momento in cui questa persona vuole lavorare sui suoi limiti, che possono essere delle credenze limitanti o anche ritrovare dei valori o anche lavorare sulle ferite che hanno attanagliato il proprio cuore, lasciare andare i sensi di colpa. Io ci lavoro col quantum power, oppure faccio stendere la persona sul lettino che attraverso il suono della mia campana tibetana o la mia voce si ha una rivelazione. La bellezza, Alberto, è vedere la persona che va via con il sorriso, col grande abbraccio di dire: semplicemente sono stata benissimo, ti ringrazio del messaggio che è arrivato, ma ci sono anche delle volte che non arriva un messaggio dei propri cari perché non è così scontato, ma c'è quella carezza energetica che mi permette di aiutare l'altro ad elaborare il lutto, oppure ci sono delle volte che accompagno la persona morente ad incontrare questa luce meravigliosa che lo aspetta. Quindi non posso definire una tecnica precisa, ma una tecnica che in maniera circolare si abbraccia la persona nel suo essere, quel momento quella persona diventa un suono e ha bisogno di una frequenza per riconoscere che può avere, può essere e può andare verso un progetto di se stessa. Quindi aiutare l'altro a capire che è possibile cambiare il proprio viaggio per andare a guarire le ferite, a lenire quelle ferite che si portano a volte, più delle volte, sin da bambino. Senti, ho una domanda, o meglio, ho una curiosità personale. Come riesci a gestire il rapporto tra queste pratiche spirituali, chiamiamole così, e la tua vita quotidiana? Perché da quando sono nata non le ho mai divise, le ho sempre vissute contemporaneamente. Per me, come persona, non ho mai avuto questa tematica, perché per me tutto coesiste in maniera naturale. E la conflittualità arriva quando ci si sente separati. Io, Alberto, questa realtà l'ho sempre vissuta come
un grande amore che mi ha aiutato a venire fuori dai momenti difficili, dalle scelte difficili che ho fatto nella mia vita. Infatti, dicevo anche in altre trasmissioni, non è stato semplice accettare che in famiglia non si viene accettati per questa qualità, anche perché la mia famiglia comunque ha le sensibilità che non ha avuto, non voglio entrare, però ha lasciato da parte. Io sono stata quella che invece non ha mai lasciato da parte questa realtà perché l'ho sempre sentita come una leva di forza, di risveglio continuo. Quindi le mie figlie sono cresciute con una madre che ha sempre parlato dell'invisibile. Le mie figlie hanno sempre visto dei fenomeni in casa e non ho mai, ho sempre colto quell'occasione per aiutare loro a capire che esiste questo visibile e invisibile così naturale che può coesistere con la materia. E sono sicura che se l'uomo, diciamo, parliamo della vita su questa terra, prende in mano questa realtà in maniera naturale e lo vive in maniera spirituale, secondo la sua identità, la materia prende una forza diversa, la materia non diventa più una preoccupazione, ma una manifestazione dell'ottima possibilità. E questo è il mio viaggio. Senti, e qual è, arrivati a questo punto, il tuo punto di vista sul significato della vita secondo la tua esperienza da spiritualista? Ecco, diciamo così, per unire tutte le tue qualità. Va, per me la vita va vissuta in tutte le sue forme. E siccome dal 2016, con la tecnica del Quantum Power, che ha cambiato ogni tipo di paradigma, forse ancora ancorato al mondo vecchio, oggi per me l'ottima possibilità è ogni giorno. E il mio sì alla vita è ogni giorno. Ovviamente questa vita che non può più essere un riflesso del mio passato, ma sono sempre pronta ogni giorno a viverla quotidianamente come una meraviglia. Sicuramente quello che stiamo vivendo a livello sociale denigra questa realtà chiamata amore, chiamata luce, però come hai detto tu, spiritualista, io tendo la mano a tutti coloro che devono uscire un po' dal baratro. E sono sempre pronta, non mi sono mai fermata. E fino all'ultimo mio respiro io dico, comunque sia la vita, va vissuta. Questa vita è la connessione, è la somma di tutto quello che è stata la nostra storia. E quindi pur conoscendo il nostro viaggio attraverso una ruota karmica dove a volte ripetiamo in maniera quasi ossessiva i nostri progetti su questa terra, io so che in questa vita devo arrivare all'ultimo respiro possibilmente lasciando questo peso dalle spalle che può essere il dolore, che può essere il distacco dalle persone amate, per poter poi aiutare anche in un'altra forma di vita, perché la morte non esiste. La morte è un aspetto di luce che abbiamo anche lì programmato quando dobbiamo andare via da questa terra e che non ce lo ricordiamo. Appartiene al programma dell'anima, come dicevamo sempre. Assolutamente, assolutamente. Senti, parliamo un po' del Quantic Power. È una scuola, se vogliamo, aiuti a sviluppare le capacità medianiche nelle persone, o perlomeno in chi Anche. desidera aprirsi. Allora, nel tempo, negli anni passati, facevo percorsi di medianità. Quando è arrivato il Quantum Power, i maestri hanno detto che era necessario aiutare le persone a sviluppare i talenti medianici, o meglio, a risvegliarli, perché sono assopiti e dormienti.
Ah, ma prima di tutto era propria responsabilità andare a togliere nel campo, che poi i maestri non sono un fisico quantistico, ma applico quello che mi viene insegnato da questi maestri di luce, che nel nostro campo esiste la nostra storia. E questo campo morfico informato deve essere alleggerito da ciò che sono i nostri pensieri limitanti e le nostre emozioni limitanti e contrastanti. Quindi, prima di arrivare alla medianità, è giusto che una persona sia abituata, cioè non faccia altro che smantellare, smembrare delle realtà limitanti, per poter essere nell'amore, ma soprattutto nella neutralità, quando un sensitivo, un medium, un channeling, trasmette un messaggio. Perché molto spesso, lo dico in maniera generale, succede che se il sensitivo, il medium o il channeling non ha lavorato su se stesso, si potrebbero interpretare o dare delle profezie avveranti che possono essere dannose per la persona. Quindi c'è un'etica spirituale che va rispettata e va attuata. Quindi con il Quantum Power c'è stato un momento bellissimo, persone che mi dicevano: io non percepisco, non scrivo, non vedo, non sento. E invece, dopo un lavoro fatto nel campo morfico informato, la persona ha potuto vivere l'esperienza personale di che cosa significano i vari campi che nel Quantum Power i maestri dicono radianti temporali. Questi radianti temporali danno la possibilità di fare un'esperienza in un sogno lucido, un'esperienza di un viaggio astrale, un'esperienza di incontrare i propri cari. E devo dire che alcuni dei miei studenti sono diventati veramente bravissimi perché percepiscono questa energia in maniera naturale. E quello che a me interessa è che la persona possa lasciare andare tutte le remore e le paure. Quindi il Quantum Power non fa altro che entrare nel campo e collassare l'onda, ovviamente in uno stato di presenza-assenza dell'operatore, per permettere alla persona di essere il protagonista della propria vita. Quindi, quali sono i benefici diretti dopo aver percorso questa strada quantica che proponi? Che Ma io ho diventa visto che medium o si scopre qualcosa di più di se stessi? Perché è una ricerca personale, poi, in fin dei conti. assolutamente. Beh, come ti dicevo, molti studenti hanno scoperto che hanno dei talenti, quindi hanno scoperto che hanno delle capacità, e non solo medianiche, non solo sensitive, anche perché quelle, sai, Alberto, in maniera naturale, e tu mi insegni, ogni giorno noi andiamo tra alfa, beta e teta. Ogni giorno possiamo fare dei sogni, dei viaggi anche ad occhi aperti, e che la persona deve imparare a conoscersi. E quindi, nel momento in cui col Quantic hanno lavorato con me, anche togliendo, che ti posso dire, c'è il diritto di reso, un'onda, un modulo che lo studente fa, e togliere dal campo ciò che non gli appartiene, no? Quante volte magari uno studente la mattina si alza con i pensieri che non sono propri, perché sappiamo benissimo che abbiamo delle connessioni neurali in questa matrix, e quindi con le onde si va a liberare questo stato per rendere la persona più libera, senza creare danno ad alcuno. Oppure l'onda del pronto soccorso, che è straordinaria, e quella cosa chiede la grazia divina per me? Questa grazia divina, che non è altro lo stato di coscienza superiore divino, che va oltre questa rete
della Matrix. E quindi non c'è niente che va a delegare, ma è uno stato di responsabilità. Io scelgo. E poi dare agli studenti cosa, una frase potenziante. Cosa mi potrebbe succedere di così meraviglioso oggi? Quindi insegnare anche il cambio linguistico, portare questa linguistica in maniera positiva, ma soprattutto nella meraviglia. Oppure attraverso il quantum power, il campo mi dà anche delle informazioni di una persona che ha una malattia. Io ho fatto un lavoro con una persona che è venuta da me, il fratello doveva fare un trapianto del fegato, ma non poteva venire perché era al nord. Ho fatto stendere questa persona, una psicologa clinica. Ovviamente non dico il nome per rispetto, lei si è stesa. Abbiamo telefonato al fratello che in quel momento doveva entrare in connessione con la mente di sua sorella. Io avrei lavorato con nessuna presunzione, ma lasciare che il campo divino lavorasse per lui. È stata un'esperienza bellissima perché dopo un'ora questa persona ha chiamato. Perché era stato avvisato dall'ospedale che dopo un anno veniva ricoverato per fare il trapianto del fegato. È stato fatto il trapianto del fegato e nella sua camera c'era un compagno di stanza, ha beneficiato di quelle onde d'amore che aveva ricevuto. Sicuramente c'è un accordo animico tra le parti, sicuramente questa persona aveva deciso di guarire e quindi il campo agisce nell'armonia della propria scelta, quel sì che io dico ad ognuno che va detto ogni giorno. Queste sono solo alcune delle esperienze. Ma deve essere, scusa, interrompo, Gioia, deve essere anche in connessione con il programma dell'anima, perché se non è prevista la Assolutamente. guarigione è difficile Però che poi si interrompa. Alberto, sai benissimo che ci sono persone che hanno fatto un programma, ma non sono pronte a fare lo switch, Certo. perché c'è ancora la paura che è quella rete che mortifica l'anima. Quindi la paura che io dico sempre, il più grande demone, non lascia vivere l'altro. Quindi affrontare la paura. Oppure trasformandola, perché si può trasformare. Insegnaci, sai che la paura Insegnati. è la malattia del nostro di questi ultimi anni, diciamo, ecco. Io dico sempre, faccio un esempio bellissimo. Dico, la paura è una tigre di carta. Incendiala col fuoco del tuo cuore. Bello, bellissimo. Perché se noi, la cosa bella Alberto, che il nostro cuore, come tu hai veramente in maniera regale, hai spiegato, ha molti bit energetici rispetto alla nostra mente. Nel nostro cuore c'è la nostra realtà. Il cuore è il maestro che governa la nostra vita. Se il cuore e la mente contemporaneamente lavorano all'unisono, in un suono primordiale, tutto questo è possibile. Ma prima di tutto io mi fido e mi affido. Quindi la ricerca è questa. Se sono nella mia centratura del cuore, tutto è possibile. È questo che insegno. E questo Giusto. attraverso il campo è possibile realizzare. Quindi la paura è un po' la figlia delle nostre ferite, no? Quando parliamo delle ferite, le ferite mettono al mondo le paure. Quindi se io sono stata abbandonata, ho la paura della mia solitudine. La solitudine, la paura, mette in moto, che cos'è che mette in moto? Un desiderio che diventa effimero, no? Il desiderio è quella situazione che ci fa stare alla finestra ad aspettare che poi ne arrivi un altro, un altro, un altro.
senza mai risolvere. E si creano delle maschere. Le maschere sono per sopravvivere ad uno stato che si è creato. Certo. Quindi io nel campo vado a lavorare su questo, annullando le interferenze che tutto questo ha creato, perché non posso togliere la ferita. Perché la ferita di vita in vita o nella somma delle nostre esperienze coesiste in ogni evento che noi viviamo. Basta che una persona ci dà una frase che va a toccare delle corde della nostra realtà, che si attiva la nostra ferita, di conseguenza la paura, il desiderio, la maschera. Quindi non possiamo annullare tutto, ma lavorare in modo che queste realtà che sono interferenze, piano piano danno spazio a quel potere che si chiama amore. Direi che sia la forza più potente dell'universo, Io ci direi. credo, Eh io beh, ci lo credo. credo io. Senti, parliamo un attimo di sciamanesimo, no? Sì. In che modo lo sciamanesimo o lo studio dello sciamanesimo ha influenzato la tua visione del mondo e, diciamo, anche il tuo approccio alla medianità? Ma sai, lo sciamano è colui che vede oltre. Io quando ho incontrato una sciamana India Sud America, mi sono trovata in un cerchio di 100 persone, ero a Bari, e lei mi ha fatto chiamare dalla speaker e mi ha guardato e mi ha detto: "Tu sciamana". Ma sai, a 28 anni non avevo ancora fatto la mia ricerca, vivo ancora nel mio credo, nella tradizione familiare, anche se ero quella controcorrente. Mi sono sempre sentita un salmone dorato controcorrente. E nel momento in cui mi sono sentita chiamare e mi ha abbracciato, in quel momento la mia medianità naturale, perché è naturale, io sono entrata nel mondo dove mi sono riconosciuta. E mi sono ricordata l'esperienza che ho avuto a 3 anni e mezzo del campo indiano della Kota. E da lì poi è stata una ricerca naturale, mi sono trovata in maniera, sai, esistono le 7 leggi alchemiche, no? Di Trimegisto, quindi mi sono trovata, non a caso, perché il caso non esiste, insieme invitata a fare dei percorsi sciamanici. E ti devo dire, Alberto, la mia visione della vita è stata sempre naturale, cioè come se io aprissi un varco delle mie memorie. Mi sono trovata in maniera naturale a cantare, a danzare, a fare il viaggio nei tre mondi, a vivere questa contemporaneità e l'ho portata nella mia vita con le danze sciamaniche. Con il suono del tamburo, ho chiamato dei maestri in accademia perché la persona simbolicamente nel costruire il proprio tamburo stava costruendo un mondo per sé. Sappiamo che la simbologia, il tamburo è il ponte per altri mondi e non ho trovato questo spazio, non ho mai trovato nulla che mi mettesse in uno stato di in guardia, uno stato di, perché mi sono sempre messa in gioco, ho sempre voluto apprendere, ma soprattutto sperimentare. Quindi lo sciamanesimo è una parte di questa realtà, come si è detto, di una quarta dimensione, dove gli sciamani ancora nel mondo dello spirito, in questa dimensione, cantano. E richiamano queste anime sulla terra a risvegliarsi. Quindi per me la mia vita, la mia esperienza sciamanica, perché non ancora si conosce, molto spesso la donna non viene chiamata, vabbè, in maniera molto semplice si dice la sciamana, ma nelle culture molto antiche la donna è la sciamanica, la guaritrice, colei che accompagna. Quando ho incontrato questa donna meravigliosa, lei mi ha detto: "Tu sei un psicopompo". Il psicopompo è colui che accompagna il morente
e va oltre la soglia. Ed io questa esperienza l'ho fatta a 360 gradi, perché nonostante il mio rapporto difficile con mia madre, dopo tanti anni io posso dire che lei è stata colei che mi ha iniziato a questo mondo, perché già dall'età di 5 anni io accompagnavo mia madre nella famiglia quando c'era un decesso a vestire questi corpi. E lì ho ricordato la sua dolcezza, ma soprattutto la sua naturalezza nel chiamare la persona che è ancora lì, perché sai che dopo 48 ore ancora c'è l'ectoplasma, ancora c'è quella realtà che unisce al corpo fisico, anche se pure invisibile. Ed io ho visto questi corpi dove mia madre li chiamava ed insieme, io piccola, infilavamo la camicia, i pantaloni, il vestito e io provavo una felicità incredibile. Per questo motivo, tutto quello che io vivo, lo vivo, sembra quasi un paradosso, ma io lo vivo in maniera naturale. Per me tutto è naturale. E lo sciamanesimo è una rivelazione, però sai, anche lì bisogna entrare con una grande umiltà e amore, perché noi non conosciamo le varie culture e molto spesso diventa una moda, ma non è così, è una sacralità e va rispettata. E devo dire altro, non c'è bisogno di prendere a volte allucinogeni per avere la visione. Perché anche nel nostro respiro profondo, nel nostro modo di donarci a noi stessi e all'universo immenso, noi possiamo avere la visione. Questo è quello che io raccomando, perché ci sono le piante sacre, sì, ma devono avere un ruolo di sacralità. Non è un gioco, non è una moda, ma è una consapevolezza, è una scelta maturata con l'esperienza. Questo è quello che io non faccio altro che parlare e dire: attenzione, il mondo dello spirito è un mondo straordinario, ma è un mondo che ci lega, non siamo mai separati, ma andare incontro al mistero nella piena umiltà e amore per sperimentare l'amore. Straordinario. Senti, il tempo corre purtroppo e io vorrei dedicare almeno la parte finale al titolo del dialogo, La magia della grande madre. Cioè, voglio dire, il tuo lavoro di medium, la tua spiritualità ti hanno messo in contatto e ti hanno profondamente legato al culto della grande madre. Ah, come si è sviluppato questo rapporto? Me lo puoi dire? Beh, c'è un lungo cammino, Alberto, perché nei tempi passati, con il viaggio che abbiamo fatto alla ricerca di noi con Gianfranco, io ho anche ricevuto la Maddalena. Anche Gianfranco è tuo marito, diciamolo per chi non lo conosce. È un il amico, è tuo marito. mio marito. E devo dire che ho ricevuto la Maddalena e per me è stata un'emozione grandissima. Tu pensa che quando è nata Francesca, l'ho avuta con un cesario, io sono uscita dalla sala operatoria che avevo un ciuffo rosso e il medico era stravolto. Però a parte questo fenomeno, c'è stata proprio una preparazione. In me questo femminino sacro c'è sempre stato alla ricerca e ho sempre ricevuto delle energie straordinarie. Tant'è che 11 anni fa, con la presenza di Alessia e di Gianfranco, mio marito, io sono andata in una trance profonda e c'è stata l'incorporazione della Grande Madre. E da lì non mi ha mai più lasciato. Io la vivo e si manifesta ogni qualvolta è necessario un suo moto, una sua
parola per questo mondo nuovo. La grande madre si è rivelata in questo modo proprio per aiutare l'umanità ad entrare in un momento di equilibrio. Noi stiamo vivendo questo caos sociale e mondiale e la grande madre da 11 anni, attraverso me, attraverso quello che lei stessa dona in me, e ai miei studenti o a coloro che sono presenti, è un messaggio di risveglio. Le frequenze quando arrivano cambiano. Io vado in una trance passiva e i miei occhi diventano bianchi, ma tutti coloro che sono intorno a me percepiscono questo grande amore, questa grande trasformazione. Nel mio tornare fisicamente, consapevolmente nella donna, io provo un amore immenso, ma nello stesso tempo non ricordo assolutamente nulla di quello che lei ha trasmesso. Infatti, la mia memoria vocale è Alessia che mi ripete quello che la Grande Madre ha detto. Il progetto della Grande Madre qual è? È aiutare tutti coloro a risvegliarsi. La Grande Madre non vuole una chiesa, perché qualcuno mi ha detto: ah, ma vuole forse, attenzione, potrebbe diventare una setta. No, la Grande Madre rende liberi tutti nel proprio viaggio. Questa libertà consapevole per creare insieme, in maniera circolare, una forza per trasformare questo mondo. Infatti, anche ieri sera in una mia trasmissione ho detto che la pace non avviene con la guerra, ma la pace avviene lavorando singolarmente con la propria conflittualità, trasformandola in amore. Se tutto questo avviene, possiamo creare grandi cose e spostare grandi cose. E io sento che quando è lei, ed è lei anche adesso che sto parlando, perché io non sono più separata. Non lo ero prima nella vita, fino ad 11 anni fa, e non lo sono mai oggi. Ovviamente io dico sempre la grande madre in me, perché la mia piccola parte umana ha anche questi terremoti che sono nella fisicità e che mi portano anche a risolvere le mie realtà quotidiane. Ma la grande madre poi mi aiuta, mi sostiene. E faccio cose che chi mi sta vicino molto spesso vede questa grandezza. Perciò io ti dico, Alberto, grazie che mi ha dato l'opportunità di fare questo accenno, perché ci sono veramente dei progetti rivoluzionari, ma che parlano d'amore, per riportare il diritto alla persona, all'umanità, di scegliere. Conoscere per scegliere, questo è importante, sia come mettere al mondo il proprio figlio, sia come elaborare il proprio viaggio, ma soprattutto dare dignità anche a chi sta lasciando questa terra. Questo è il lavoro che sto facendo con il sostegno della Grande Madre. Grazie Gioia, volevo sapere se ci sono delle domande. Mi rivolgo ovviamente al nostro occulto. Ah, eccolo lì. La domanda è questa: come si supera il lutto per la perdita della propria madre? Lo so, non è facile, ma bisogna incontrare nel proprio cuore proprio questo distacco, questo lutto che lacera. È ovvio, io lo faccio con un incontro personale, con la persona, lavoriamo insieme, accompagno ma non mi sostituisco. È la persona a determinare in quel momento quello che è necessario per lei. Vi posso dire un'esperienza. Io ho ricevuto una donna avvocato che aveva perso suo padre durante la pandemia. Questa donna era nel mio studio, quindi il periodo brutto era passato. Mentre stava con me, stavamo lavorando sul lutto, quindi riconoscere le cose belle del papà, quello che il padre gli stava dicendo, ma nello stesso tempo dall'ospedale arriva la telefonata perché
La mamma in quel momento aveva dato l'ultimo respiro, ma nello stesso tempo il padre aveva dato il messaggio contemporaneamente: sto accompagnando la tua mamma, sono vicino a te e sto dando la mano alla tua mamma. Pensate, in quel momento l'infermiera chiamava che la sua mamma aveva dato l'ultimo respiro. E sapete qual è stata la reazione della persona? È stato un abbraccio commovente di gioia e mi ha detto grazie perché mi ha dato la certezza, da quella che volevo, che il mio papà avrebbe accompagnato la mia mamma. Lo Molto so. bello, molto bello, molto bello. Comunque, in attesa delle altre domande, io ritorno però alla Dea Madre. Ah, c'è un'altra domanda. Dice, sciamano e medium è uguale? Sono stati diversi. Ma tutto dipende dalla persona, dal talento che ha. Perché ci sono sciamani che sono solo guaritori, sciamani che sono colui che vede oltre e quindi è un medium, oppure sciamani che sono danzatori della vita e hanno la capacità di aiutare gli altri attraverso la danza, il canto. Ma anche la medianità ha tantissimi aspetti. Non si può classificare. La medianità nell'umanità è circolare e cambia secondo la ricerca, secondo la frequenza che noi diamo. E per questo motivo che io dico sempre, entrare in una realtà di amore e responsabilità, alzando le frequenze attraverso i nostri pensieri, attraverso, l'energia, la risonanza, la meditazione. Il suono, perché noi siamo uno, ma siamo tanti. Perché E già. Senti, no, sorridi? perché mi piace quello che mi dici, che poi è esattamente quello che penso anch'io, che è come se leggessi nella mia anima. Vabbè, al di là di questo, volevo chiederti, secondo te, qual è attualmente il ruolo della Grande Madre nella nostra società moderna? È quello di risvegliare l'umanità a prendere coscienza che la vita su questa terra è un'esperienza, ma soprattutto una guarigione per la terra per guarire noi. È una consapevolezza degli stati che questa natura ci offre e che ciclicamente ci insegna, come il viaggio del sole, no? Abbiamo appena onorato l'equinozio di primavera e quindi questa ciclicità della vita va accolta, vanno accolti i nostri momenti, sono dei riti di passaggio e dobbiamo un po' ricordare che anche noi siamo degli dei, ma degli dei che lavorano per l'unisono dell'amore e di una creazione. Per passare forse un giorno in un'altra dimensione, perché noi non moriamo mai, ci trasformiamo. Che cos'è per te l'altra dimensione? È un viaggio infinito. Posso andare in ogni dimensione. Sai, quando sono arrivata al Movimento della Speranza ho incontrato tanti sensitivi e medium e c'era un sensitivo che parlava attraverso la composizione che aveva fatto di un tavolo. L'aveva disegnato di questi mondi paralleli e io domandavo ai miei maestri: ma cosa sono i mondi paralleli? E i maestri mi risposero: i mondi paralleli sono l'uno l'altro lì. Che cosa vuol dire? Che noi contemporaneamente, Alberto, siamo qui, ma potremmo stare in un cinquantesimo che siamo in risonanza in un'altra realtà, ma siamo tutti connessi. Poi mi fecero vedere le dimensioni e mi fecero vedere la bellezza di queste dimensioni dove ci sono i maestri che aiutano, che ispirano, che risvegliano questa terra, questa umanità a rivedere il loro ruolo su questa natura. Quindi per me la dimensione è incontrare tutti coloro che sono preposti o che hanno scelto di aiutare ancora l'umanità in questo momento a rendere onore alla scelta che abbiamo fatto di venire sulla Terra e di non distruggerla più.
Non ho capito la domanda di Vladimiro Scognamiglio. Domanda: si nasce o la si può assimilare il dono dell'oltre? Chiarisci un attimo Allora, perché altrimenti. sicuramente, allora, si viene al mondo con i talenti extrasensoriali. Che cosa sono i talenti extrasensoriali? Sono la capacità di percepire, quindi la percezione della visione, la percezione del suono. I talenti sono, c'è la medianità gustativa, olfattiva, la medianità tattile, la chiarovisione. Sono tutte percezioni dei nostri talenti extrasensoriali, bagaglio dell'umanità. Nel momento in cui si va a lavorare per scardinare tutte le paure, tutti i limiti che l'umanità mette secondo le tradizioni che si porta dietro, no? Io ho una ragazza che ha delle capacità medianiche, ma ha paura, pensate, questo è un linguaggio vecchio, della possessione. Perché ha paura del demone. Il demone, no, cambiamo parola e diciamo incorporazione. Ovviamente anche questa matrice che è la Terra ha tante matrix, come nei mondi paralleli. Quindi se io mi collego mentalmente a un collettivo mentale che ha paura, io porterò avanti questa connessione e non sarò mai libero di vivere la mia medianità. Se invece faccio un percorso consapevole, arrivo ad avere le percezioni in maniera più naturale, senza avere paura di essere manipolati da certe energie. La medianità fisica, io ci sono nata, ma questo non toglie che sperimento per me. Ed è importante perché noi possiamo essere maestri, ma siamo sempre lungo un viaggio di perfezione, perché siamo perfettibili, non siamo perfetti. C'è Ah, un'altra domanda. questa è una bella domanda. Cioè, come fai a distinguere tra i tuoi pensieri e i messaggi che ricevi? Cioè, come posso dire, sei sicura che sia qualcuno, un maestro che ti dia, o è il tuo psichismo che parla per te? Sicuro, bellissima domanda, grazie. Io ho il talento della chiaroudienza che è fisica, come vi dicevo. Quindi ho cercato un punto di incontro, come vivere la mia fisicità, la mia materia, quindi l'orecchio fisico, per farvi intendere, e il mio orecchio medianico, il mio ascolto. Come vi dicevo, ho fatto anche esami di audiometria. Capire se ero sorda, perché a volte dicevo sempre cosa hai detto e poi riuscivo, c'era una dilatazione temporale di chi mi parlava. Io ho la certezza, perché ho fatto un accordo con i miei maestri, che posso solo ricevere la luce. Ed è un accordo che faccio ogni giorno e sono sicurissima, anche perché poi ho dato dimostrazione di medianità nel mondo. E anche il ritorno delle persone che hanno ricevuto è stato per me la meraviglia. Non mi abituo mai, ma so che c'è una connessione da cuore a cuore con gli spiriti, le intelligenze di luce che ricevo e la persona che arriva. E quando non devo ricevere, i miei maestri fanno filtro. Domanda: qual è stata la tua esperienza più memorabile come medium? Beh, innanzitutto essere incorporata dalla Grande Madre. È stato fantastico, ma soprattutto anche esperienze della mia vita dove mi hanno sostenuta e ho avuto vicino a me per un periodo framodestino dove io ho ricevuto Padre Pio per molti anni. Ho dipinto i suoi quadri, abbiamo realizzato un libretto dedicato ai bambini celebrolesi e questo essere ponte di un uomo straordinario, da un cuore straordinario, è stato per me
un'esperienza commovente. Fra Modestino mi aveva dato una crosta di Padre Pio e io dovevo andare a Pergusa. Ero stata invitata al convegno di Pergusa. Portavo questa mia crosta di Padre Pio in un portapillole di ceramica. Quando sono arrivata a Pergusa, ho fatto vedere la crosta al priore dell'ordine che era lì, e aprendo questo portapillole, alla crosta si è materializzata una margherita. Io mi sono emozionata. E il priore mi dice: sei simbolo di umiltà, rimani così come sei. Il giorno è iniziata la giornata nel ricevere le persone. Mi è arrivata una coppia, una donna dura sicuramente, con un dolore perché aveva perso il figlio di fibrocistica tumorale ed era arrabbiatissima. Ma io in quel momento tocco la sua pancia e dico: ma lei è incinta? E lei mi dice: ma chi te l'ha detto? E io dico: Padre Pio. E lei comincia ad arrabbiarsi, si alza, non ha... ed era arrabbiata con Padre Pio perché non gli aveva salvato il figlio. In quel momento Padre Pio mi dice: devi dare la crosta a lei. Ed io ero lì che, giovanissima, non avevo esperienze, dico: come, Padre Pio, mi hai fatto portare qui? Dice: sì. E io ho detto: ti dono questa crosta. E lei non la voleva. E è andata via urlando. Il marito prende la crosta. Io sono stata malissimo. Ma dopo 3 giorni dal convegno, lei è arrivata, mi ha abbracciato e mi ha detto: ho deciso di tenere il bambino. E abbiamo deciso con mio marito di aprire una associazione che aiuti i ragazzi di fibrocistica tumorale. Questo è stato, e ho ancora i brividi, è stato un momento per me di un pianto lenitivo. E ho detto grazie, perché sono stata ancora una volta uno strumento d'amore. Qualcuno chiede, Vladimiro, chiede se hai conosciuto Roll, il dottor Roll. No, io l'ho conosciuto nel mondo dello spirito perché ho ricevuto una persona che aveva bisogno di un suo messaggio. Non ho capito. Era già Se, ripartito. domanda, come gestisci le energie negative o pesanti che potresti incontrare nel tuo lavoro? Io direi che ti posso rispondere io, perché ti aiutano i tuoi maestri, i tuoi spiriti guida. Infatti, Assolutamente. coloro che schermano oltretutto, ecco di non temere la possessione se hai evidentemente Assolutamente. un rapporto diretto con il tuo spirito guida. Quindi elimini con questo tutte le larve, tutti gli spiriti negativi. Alberto. Non mi occupo e non me ne preoccupo. Appunto, non c'è da preoccuparsi. Ultima domanda. Senti, forse, non lo so, forse, boh, te la faccio lo stesso. Hai un messaggio da dare da parte della Grande Madre? In questo momento, come ti dicevo, è con me. Il messaggio è sempre quello. Non mi manda adesso in uno stato di trance. Mi dice solo che la via della luce è una via straordinaria, che va a rafforzare qual è l'intento votato solo nell'amore. E non sono parole soltanto dette e ridette, ma sono parole che devono fare l'esperienza a tutti coloro che iniziano un viaggio personale. La guarigione inizia dalla propria anima, la guarigione è un percorso, ancora una volta, di una coscienza elevata, di una connessione. E la Grande Madre dice a me che dobbiamo distinguere ciò che ci è stato detto. Lo stato di coscienza è l'esperienza che si sta vivendo. La coscienza superiore è un abbandonarsi a quella luce, a quella via che ci permette di rinascere. Questo è il messaggio che mi sta dando.
Grazie, grazie alla grande madre e grazie a te che ne sei il tramite. Sandra ci dice: ho perso un figlio e tante sono le testimonianze che mi ha dato della sua presenza. So che lui c'è. Sandra, io ti dico grazie per il coraggio e per sapere che lui c'è, perché da quello che in questo momento io vedo, di risposte ne hai avute tante, ma anche tu hai la capacità di percepirlo e incomincia a scrivere quello che ti sussurra. Lucia ci dice: io inizierò un corso di sciamanesimo, hai dei consigli da darle? Come posso mettermi in contatto con i miei spiriti guida? Lei sta facendo, ha iniziato questo percorso, si deve fidare del suo insegnante e fare l'esperienza in maniera neutrale, ma ricordatevi, quando si inizia un percorso la risposta è nel cuore, perché tutte le tecniche sono belle, però ascoltate il vostro cuore quando siete di fronte ad una persona che vi dà degli strumenti. Quello che risuona è la vostra risposta. Ottimo. Senti, un'ultima domanda, perché ormai abbiamo superato l'ora e quindi sarai anche stanca, oltretutto. Ti No, volevo. sto benissimo. Se Vabbè, vuoi mi fa. possiamo continuare fino a domani. Ah, benissimo. Per me, se Enrico è disponibile, andiamo avanti. Comunque, ti volevo chiedere, per chi volesse contattarti, sia per la Quantum Power, sia per avere un Il Quantum Power. sì, vabbè, che ho detto? Perché io ormai vado a No, forza. no, sai perché lo dico, Alberto? Perché ci sono molte tecniche che sono state registrate, quindi io non voglio fare danno a nessuno. Ah, Poi anche certo. in questo mondo bisogna essere molto, molto attenti. Sì, ma sai Quindi la quanti mia libri ho tecnica è scritto su stata quanti? registrata come Quantum Power. Quantic Power, ecco, allora chi volesse partecipare ai tuoi corsi di Quantic Power oppure volesse avere un colloquio diretto con te, cosa dovrebbe fare? Cosa dovrebbe fare? Allora, prima di tutto c'è il sito, quindi il Quantum Power Academy, Ci rivolgiamo ad Alessia, che che è l'unica. è meglio perché lei sa fare tutto. Alessia, Sei la dici, mia. dici un attimo, Insomma, dici. mi sentite? Allora, c'è il nostro sito internet che è www.gioagiordanoacademy.com. E abbiamo la pagina Facebook che è Joa Giordano Academy, e la pagina Instagram, abbiamo un canale YouTube, siamo raggiungibili e poi c'è il mio contatto telefonico per tutte le informazioni per chi ha piacere di contattarci o ha necessità di. Allora, puoi fare una cosa, come giustamente suggerisce Enrico, scrivi il numero Sì, lo sui scrivo. documenti, sui laterali. Sì, è il numero Grazie Enrico, è che qui, siccome io sono contemporaneamente con tutti e con tutti i miei maestri intorno, allora Alessia è colei che tiene tutto alla lettera. Qual ti è il tuo chiedono? processo per prepararti a fare una lettura? Nessuno, sono No, qua. leggi anche tu direttamente, quindi non c'è bisogno che te lo legga io. Ecco, non hai bisogno di prepararti. Ah, però ti rivedi qua che ti chiedono anche: hai avuto un'esperienza che ti ha spaventato o quantomeno sorpreso? Allora, io ho incontrato Monsignor Balducci, una persona straordinaria, che quando mi ha Anch'io. visto, Del diavolo, mi ha detto: tu sei un esorcista. E io ho detto: Monsignore, per favore, non mi interessa, non mi interessa questo. E allora voleva che studiassi tutti i nomi dei demoni. E io dissi: no, Monsignore, per favore, se la parola è energia, a me non interessa. E invece mi sono capitate delle situazioni con delle energie basse che in maniera naturale ho aiutato la persona. Non mi sorprendo
Mi meraviglio, ma mi meraviglio della gioia perché non mi abituo mai alla bellezza e a ciò che il fenomeno può dare. Però non abbiamo citato un'altra cosa, Joa, che tu sei anche una grande guaritrice. E Sì, questo anche. è fondamentale, anche aggiungere questo. Non ne abbiamo parlato. Forse il tuo sciamanesimo ti porta anche a questi aspetti, diciamo, della spiritualità. Sì, è vero, perché è tutto, come dicevo prima, Alberto, non mi posso definire, ma so che quando c'è da aiutare una persona, sia le mie mani o il mio ologramma arriva da una parte all'altra e ci sono state tantissime guarigioni. Ho aiutato tantissime donne ad avere un bambino dove era impossibile che ciò avvenisse. Anche i medici a volte mi sorridono, magari non entrano nel particolare perché hanno a volte paura. Però c'è stato, noi abbiamo fatto un convegno bellissimo l'anno scorso sulla medicina unica, dove ho invitato al convegno dei medici che si occupano proprio di questo. E c'è stato anche un ingegnere straordinario che ha Dario Spera, che saluto, che ha trasferito la mia energia, l'abbiamo fatto con delle apparecchiature, su dei patch che aiutano la persona a raggiungere uno stato o di guarigione o anche, ad esempio, c'è stata una persona che soffriva di stati di paura, di panico e con il patch è stata meglio. Oppure una persona che aveva delle tematiche al rene ed è stato meglio, è stato messo fuori dalla lista di interventi, insomma, invasivi. Devo dire che sto raccogliendo queste informazioni proprio in collaborazione anche di persone che mi stimano come medici, proprio per quello che avviene. Io credo in una guarigione unica, rispettando la medicina ufficiale, ma facendo in modo che ciò che può accompagnare in maniera diversa alla medicina ufficiale possano essere le varie terapie. Quindi non a caso io, insieme al dottor Maurizio Lupardini, che sarà con te al convegno, ci confrontiamo, ho la bellezza di parlare con un medico che mi ascolta, che crede che questo è possibile. Quindi è importante anche questo. E inoltre io credo che la guarigione a volte è anche dovuta anche all'ultimo respiro. Ci sono delle persone, quando ero giovanissima ed ero a Foggia nella mia città, avevo dei medici che mi facevano anche entrare in ospedale e quindi quando entravo nel reparto di oncologia trovavo delle persone che erano lì avvinchiate al letto nella paura di lasciare il corpo e anche lì questo accompagnare è stato per me la guarigione dell'anima. Quindi Alberto, è vivere in maniera tutto questo che mi porta ogni giorno a dire grazie, grazie per quello che io faccio, per quello che le persone possono accogliere se me lo permettono. E voglio educare gli altri ad essere loro i protagonisti, perché poi sono anche un coach, i protagonisti della loro storia, ed aiutare chi nella via della medianità o la sensitività di lasciare lo spazio alla persona di scegliere. Questo è importante nella nostra etica spirituale è fondamentale. Certo, comunque alla domanda, quest'ultima domanda che viene posta rispondo io. Sì, lo spirito guida è lo stesso dell'angelo custode, sono la stessa persona. E ultima domanda e poi chiudiamo. Hai mai avuto esperienze con spiriti di animali o guide animali?
Certo, i miei animali di potere, i miei animali di potere, gli animali che accompagnano la persona, che a volte nelle serate si presentano e viviamo questa realtà. Non c'è separazione. Come gestisci, come sta scritto, lo Poi chiudiamo scetticismo? perché veramente arriviamo veramente a mezzanotte. Casomai prendiamo un altro appuntamento, Giova, Va se bene. le persone, i nostri amici lo desiderano. Come gestisci comunque lo scetticismo delle persone riguardo al tuo lavoro? In maniera naturale, perché anche lo scettico, se non fa la sua esperienza, io non devo convincere nessuno. Sono lì, se lo accoglie, e poi a volte ritorna, lo scettico ritorna. E quindi poi magari ha un'esperienza e magari mi dice, sai, qualche anno fa mi hai detto questo, è successo, ti sono grata perché da quella informazione ho cominciato il mio percorso. Certo, ultima domanda, come si fa a conoscere i propri animali di potere? Ma o in una meditazione o facendo un viaggio sciamanico nei tre mondi, che è la sfera. E la conoscenza del mondo sciamanico, abbiamo il mondo di sotto, il mondo di mezzo, il mondo alto, e in questi viaggi è possibile, oppure lo sciamano stesso dice il nome dell'animale che si è presentato. Non con il nome, perché il nome dall'altra parte non hanno nessun significato, i nomi. Il nome dell'animale, no? L'animale che si presenta. Molto spesso la danza, ad esempio, la danza di smembramento dell'orso è una danza bellissima, un rituale bellissimo, perché va a smembrare proprio quel dolore per rinascere. Ti ricordi di me? Non so chi sei, Alessandro. Alessandro, certo. Alessandro, scusa. Brava, contenta. Si ricorda sempre sono con questi animali di potere che possono apparire nei sogni. Beh, certo Sì, che appaiono certo. loro lì, immagino. Vabbè, a questo basta, ragazzi. Vorrei riposarmi stanotte. Vabbè, leggi l'ultima, dai. Dunque, confermo, mio padre, dopo 10 giorni che aveva indossato il PEC, non so se si scrive così, ma non so neanche se si pronuncia così, hanno tolto dalla lista di emergenza per la dialisi. Grazie ancora, Giovanni. Lo hanno tolto. Ok, allora a questo punto, prima che arrivino altre domande, io ti ringrazio, Giovanni. Anche a te, Ti Alberto, con tutto ringrazio, il mio ti cuore. auguro buonanotte, come auguro buonanotte a tutti i nostri amici, al nostro regista occulto Enrico, Ciao Enrico, grazie. e ti do appuntamento per un'altra serata, sempre se i nostri amici ci vorranno di nuovo accogliere. Va bene, senti Alberto, io l'8 di maggio faccio una serata medianica. Se ti fa piacere, ci vieni a Ci trovare. sentiamo dove? Allora.